Allora, rieccomi qua, ben rientrata a me. Sono tornata dalla. Avevi visto la serie TV La Promessa. E niente, ragazze, quindi sto continuando a piovigginare. Piovigginare, più che altro a fare il freddo, però io non mi scrollo con questo pigiama perché sto leggermente bene con questo pigiama. Quindi non me la sento per nessun motivo al mondo di scrollarmi da questo pigiama. Più che altro volevo dirvi che questo pigiama mi tiene molto calda e non mi va di stare senza. Come si dice? Non mi va di avere nessun. Di togliermi questo pigiama, insomma, e mettermi un'altra cosa. Sto troppo comoda, dai. Tanto siamo tre ragazze e ragazzi, e nulla. Allora, premetto già che questo sarà un video caos, però pazienza, ragazzi. Mi piace fare così. Non cerco chissà che cosa da YouTube, però mi piace fare video e basta. Allora, ragazzi mie. Prima come vestito avevo un attimo solo e ve lo prendo, aspettate. Avevo questo come vestito, ragazzi, aspettate. Che ve lo prendo se riesco. Cioè, preso ve lo sto, come si dice, sistemando in modo da potervelo farvelo vedere, bene. È profumato perché ho spruzzato un bel po' di profumo intorno a lui. E questo è il vestito in sé, vedete? Quello che mi vedete tante volte nei video addosso, indossato, ovvero questo qua. Questo è il vestito e mi piace tanto. A parte quello che c'ho da questa parte qua, cioè sarebbe questo, vedete? Questo qua. Questo, aspettate, no, non si vede di qui, vedete? E niente, ragazze. Quindi, oddio, questa borsa mi sta un po' sul bus. La metto di qua e mi sistemo io. E nulla, ragazze. Era solo per dirvi che sì, non sto su stare ferma. Già vi avviso, non riesco a stare ferma di nessun motivo. Boh, vabbè, eccomi qua. Cosa vi stavo dicendo? Che volevo truccarmi, ma non so se truccarmi o meno. Boh. Prima, in un'altra clip, non vi ho detto che mi sarei truccata, non solo per il video, ma per farmi vedere un po' meglio da voi, ma anche perché questo smalto per me, come suol dire, mi dà l'aria di festa già di Natale, anche se non è così, perché non è ancora Natale, ma chi se ne frega. Ognuno ha le proprie fisse. Ciao. E niente, io adesso mi dovrei fare la skincare, ma non ho voglia perché l'ho fatta già poco fa. Quindi, boh, vabbè. Io adesso vedo se nel frattempo trovo dove ho messo. Ah, ok, è qua. Questo lo metto di qua e poi mi skincarizzo di nuovo perché mi trucco insieme a voi. Va, mi trucco. Ci riesco, non è detto che riesco. E poi mi distrucco, ovviamente. Se riesco a aprire questa cavola di pochette che non ne vuole sapere di aprirsi. Intanto la mia bella. Il mio bel bronzer, no, bella. Bel bronzer. Bello quasi terminato. Va bene, comment. Vedi di farlo cadere, me la e siamo a posto. Allora, non so se mettere questo o l'altro. Dicevo, non so se mettere questo qui, questo correttore della Maybelline, cioè questo, oppure quella della L'Oreal. Boh, io direi di mettere quella della L'Oreal perché quella della Maybelline, oddio, cosa ne ho fatto del coperchio dell'illuminante. Eccolo qua, oddio,
santo cielo, che pastrocchio. Come cavolo è? Scusate ragazzi, ma qua è un casino. Ok, uno è questo, ma dove ho messo l'illuminante? Ah, l'illuminante non è qua. Allora l'ho già messo lì. Ma il resto dove cavolo l'ho messo? Boh, vabbè. No, qua non lo posso mettere. Aspettate un secondo. Qui c'è un casino che non finisce più. Sei buono, mi stai ferma lì tu. No, sto cercando dove ho messo lì. Ah, ecco, mi devo spostare. Scusate, ma mi devo spostare perché non trovo dove mettere le altre cose. Gli altri pacchetti. Se sentite urlare, ovviamente non è mia nonna, ma è la televisione che fa questo fracasso. Fa chiasso allucinante. Allora, dovrebbe essere questa pochette dove eravate appoggiati voi. Se c'è, sì, infatti era quello che pensavo. Qua c'è il mio brascino che non ho terminato, l'altro, e qua cosa c'ho? Il mio bel correttore, vai, l'ho trovato, ma vediamo, spero che non sia quello sbagliato perché secondo me mi sparo. A parte gli scherzi, è così ragazze, non si può avere un illuminage, cioè un correttore, voglio dire, di quelli che non, boh. Allora questo lo metto di qua, ok. Intanto voglio controllare se è proprio quello che sto utilizzando io da prima. Sì? È lui? Credo di sì, è lui, sì, è lui. Il 327 cashmere. Questo. Questo lo metto di qua per adesso. Intanto di qua prendo un'altra pochette che ho qua. Ah, santa pazienza. Poi mi voglio colorare questa palette oggi. E vabbè. Ecco questo rossettino qua, che credo che sia un rossettino, sì, questo. Della W7, mi ci trucco, ma questo, buonasera, questo o l'altro correttore, adesso guardo perché non ne sono tanta convinta. Sì, questo è asciutto, quindi non ce n'è più da recensire. Quindi questo è asciutto, va bene, dai, prepariamoci. Allora, oggi utilizzerò un altro mascara e non più quello perché ormai è asciutto quello. Dove l'ho messo l'altro mascara che avevo? L'altro mascara? Sì. E di qua. Sto parlando di questo, della Rimmel. Oddio, lo farò molto lungo questo video aiuto. Non so cosa ne possa uscire fuori da sto video. Allora, tanto metto di qua. E a voi vi metto di qua. No, non lo so. Boh. Sto controllando dove mettervi, boh. Allora, questa terra ce n'è ancora. Di questa terra. Qua c'è un altro rosetto, sempre non di W7, ma di Yves Rocher 156 matte. Makeup Revolution, che è così. Appoggio. Eccoci qua. È un po' dark, direi abbastanza dark. Un po' scuretto, ma pazienza. Bene, ora sono pronta a truccarmi, va. Sono quasi fa notte. Poi, dopo di questo video, me ne voglio fare uno dei prodotti post palestra. Di quelli che utilizzo dopo la palestra. Dopo che ho fatto un po' di sport. Si trova dove ho messo. Ah, eccoli qua. Madonna, che casino, che casino, che casino. Che confusione. Sarà perché ti amo.
È un'emozione. Tururururu. Non so, sono pazza, non ditemelo. Lo so che sono pazza, però mi piace. Se trovassi dove ho messo la mia matita per le mie sopracigliucce, che non le trovo mai. Sì, io mi giro intorno e non le trovo, mannaggia a me. Allora, aspettate un secondo. Calma, con calma si trova tutto. Calma e sangue freddo. Come diceva Luca di Risio. Eccola qua, sono le zuppe pan bagnato. Ecco qua che ho trovato. Trovato tutto, trovato. Dopo mezz'ora che sto lì a cercarmi per tutto. Questo video non lo cancello, lo lascio così com'è. E ciao. E ciao, e ciccia. Allora, mi sono dovuta sbracciare perché sennò non so come truccarmi. Cioè, sennò non so dove mettere gli occhiali, eccetera. Allora, premetto già che sarà un video un po' così, però vabbè. Non le metto luce adesso, ne metto un altro momento. Cioè, voglio dire, la lampada, c'ho qua una lampada, ma la lampadina è scarica, cioè è fulminata e non fa. Aspettate un attimo, voglio provare a fare una cosa. Cosa c'è qua? Ah sì, quest'altro. Vediamo se mi riesce qua. Di posizionarvi di qua. Allora, vediamo un po'. Ci state? Sì, spero di sì. Quante volte? Quanto ci sto mettendo io a fare tutte queste robe? A truccarmi, eccetera? Non lo so. Comunque, siccome che senso che vedo la mazza. Vabbè, niente. Non guardate i miei capelli perché fanno veramente schifo, per non dire altro, per non dire cagare, però vabbè. Lo so che non si devono dire le parolacce, ma intanto mi scappano, quindi non me ne vogliate, ma non sono una santa. E intanto che parolaccia ci scappa. Non si dovrebbero dire, però ogni tanto mi vengono da dirle. Allora, se mi metto dritta di schiena forse è meglio. Però io non mi vedo, non mi vedo. Dovrei fare le sopracciglia, ma vabbè, le faccio montetta. E questi capelli che ne vengono fuori? Ok, vediamo un po'. Perché non vedo un cavolo? Boh. Non vedo proprio un bel niente, dovrei mettere una luce gialla o che sia, ma così non si vede una mazza. Mi sa che vado a prendere una luce per vedersi meglio qua, che sia gialla non me ne importa niente, purché si veda. Restate qua. Ah no, aspettate. Vi stoppo e rientro dopo. Eccomi ragazzi, allora dunque ho fatto già le sopracciglia, una l'ho fatta già di mio, ovvero l'ho fatta già di mio nel senso che l'ho fatta prima di accendere la cam, questa se non ci mettevo troppo. E adesso vado con la mia solita mascara della Essence Matte Brown di Essence appunto e vado a farmi le sopracciglia, a ridarle una ridefinizione, una messa a posto. Tanto poi vado a struccarlo alla fine. Allora, cosa vado a utilizzare? Sì, vedete la luce gialla perché non ne ho altre, quindi vado a prendere quella e buonanotte lì. Intanto sto cercando di prendere da questo piccolo angolo del mio make-up, se trovo qualcosa qua di interessante, non credo, vabbè, non lo so. Se no cosa cacchio prendere da qua, oddio io volo,
stava cadendo tutto qua. No, vabbè, non ci posso credere. Non trovo un benedetto pennello? Non è vero. Perché se scavo a fondo lo trovo e come. Scusate ragazze, ma quando succedono questi imprevisti viene un fastidio che non vi dico. Ecco qua, sì. Piccolo piccolo ma c'era. Allora, questo no. Questo forse, non lo so. Boh, vabbè. Vabbè, pazienza. Scusate l'interruzione, ma era necessario. E dunque, vado a mettermi. Non so se mettermi. Oddio, questo coso qua lo devo buttare prima che mi taglio le mani. Poi me lo butto di qua. Scusate, ma qua devo. La camicia è rotta qua mentre andavo a installare la mia. Ecco qua, ce lo metto così e ciao. Ok, onde evitare di farmi male. Allora, e dopo l'ho messa la palla, ti giuro che ce l'avevo qua intorno. Boh. Vabbè, ne piglio un'altra di palla, che devo dire? Che devo fare? Utilizziamo questa oggi come palette. Questa qua è della Flawless 4. Vedete questa? Trovo il pack. Trovo la scatolina, cioè. E da questi colori vado subito a prelevare. Non metto primer né niente perché sennò, ragazzi, sapete cosa mi succede? Che ho la palpebra oleosa. Lo potrei anche mettere, però vediamo. Adesso vediamo cosa succede se lo metto, vediamo, non lo so neanche io. Non lo so nulla, non so nulla. Vediamo un puntino. Cosa dovrebbe succedere? Niente di che. Almeno mantiene un po' il trucco. Per quel poco che lo devo tenere. Però almeno me lo tiene. Non ho primer, ma ho correttore. E mi fa anche da primer. Ovviamente, come giusto che sia. Ok. Lo metto anche di qui. Poco a poco. Un'aggiuntina. Tanto di dire che ci ho messo un po' di qualche cosa. Ecco qua. Un po' di correttore. E passa la paura. Ragazze mie. Mi vedete? Sì, sì che si vede. Ok. Oddio, un po' strucchiato ho fatto, un po' una schifezza. Pazienza. Siamo qui per giocare tanto, ragazzi. Per impiastricciarci bene. A me non è che fa impazzire sto coso, questo correttore. Soprattutto se lo metto solo nelle. Vabbè, lasciamo perdere. Non lo devo mettere qua. Ho sbagliato a metterlo qua. Vabbè, ormai l'ho messo. Ho proprio sbagliato a metterlo lì. Vabbè. Allora, oddio, non vi ho fatto vedere cosa sto mettendo. Questi due. Questi. Questo trio. Ecco qua, si vedono? Sì, no, non si vede la mazza. Ecco qua. Tanto lo utilizzo solo io non è che sono una truccatrice, ragazze. Qui lo dico e lo confermo, non sono una truccatrice. Mi trucco io e zitta la muta. Come suol dire. Non è che mi piace tanto andare a truccare gli altri. Cioè, sarebbe il mio sogno. Ma preferisco soffermarmi solamente a truccarmi io. Quindi muore lì la cosa. Ma pazienza, dai. Me ne faccio una ragione. Ovviamente, come giusto che sia. È caduto il correttore, non vi preoccupate. Ammazza come scrive questo. Scrive tantissimo. Aspettate che sposto un po' qua. Ok.
Oh mamma mia, aiuto. No, non ho perso la manualità, tranquilla, non ho perso nessuna manualità. È che non mi sono più truccata dall'estate, quindi ciao ciccia. La cosa è morta lì, che non mi sono più truccata, ma non per questo ho perso la manualità. Solo quello, è che mi devo riabituare a ritruccarmi come prima, quindi ciao proprio. Portami via, paura, perché un po' mi so truccare, ma da una parte mi devo ripigliare l'abitudine a ritruccarmi, perché dall'estate scorsa, sì, estate scorsa, da quest'estate sta per passare quasi quasi. Aiuto. Dai, non è male, via. Però se la facessi più. Perché allora qua mi devo girare bene, se no cosa vedete voi? Nulla. Bene, allora dunque, non metto altro niente, se no diventa un patatrack. Come mascara ne metto uno nuovo, ma prima di mettere mascara cosa faccio? Il correttore? No, direi proprio di no. O sì, boh, sono indecisa. Come mascara vorrei metterne uno, non so se mettere quello della Make Up Revolution o il mascara di W7. Adesso vediamo un po' come, se mi piace bene, se no pace. Sempre si trova dove l'ho messo. Se lo trovo. Se non trovassi dove l'ho messo. Aspettate, ragazze. Allora. No, qua non vi è. Allora sarà qua? Non ho i dubbi. Giuro che avevo il mascara della. Come si chiama? No, mi fa proprio W7. Ma non so dove cavolo sia andata a finire in tutte queste. Disordine che ho. Ah, ecco, forse l'ho trovato, non lo so, non sono sicura. Questo è della W7 ed è un mascara allungante, diciamo, via. Questo qua, non lo so manco se mi va. Vediamo. Potrei fare un video diverso dal solito. Che mascara allucinante che è questo. Ma siamo sicuri che è un mascara questo? Non lo so, boh, curioso. Ha la. Come si chiama? Vedete? Questo qua. Non so come chiamarlo questo. Aiuto. Non viene la parola, comunque siamo capiti. Scovolino. Scovolino, eh? Non lo so come chiamarlo, comunque siamo capiti. Che è uno scopolino, non a clessidra, diverso, a banana. Lo metto a poco perché voglio evitare di farmi male. Oh, che bello! Ha delle cigliozze bellissime, nonostante ne ho messo poco. Amore. Aspettate, perché così non mi vedete. Ai. Allora, ne prelevo un altro po', poco, un appellino. Temo quasi sia pure accivato, non solo, sto mascarino. Che ciglia. Ciglia bellissime.
Oddio, sento un po' di pizzicore, è normale, non lo so. Comunque, ne ho messo poco, non devi evitare che mi dà fastidio poi. Questo è l'effetto del mascara. Non so cosa si nota. Queste sono le mie ciglia. Già, poi. Metto un po' di correttore della Maybelline stavolta. Me lo metto così. Con le dita picchiettandolo. O lo trascino anche, vabbè. Non sono una truccatrice, quindi faccio un po' come mi sento di fare. Che faccio strana, che faccio quando mi trucco? Tanto tenete presente quando mi vado a struccare, poi ovviamente vado a prelevare i prodotti per il post doccia, appunto. Post palestra, scusate. Questo volevo dire. Che mi fa macchia, non lo so. Boh, mi fa macchia questa cosa. Sto correttore non è che mi fa impazzire, boh. Ed è questo della Maybelline, eh. Vedete, questo cancelletta con multiuso. Boh, non lo so, ragazzi, non ne ho idea. Adesso, come fondotinta, applico sempre lo su tutto il resto del viso. Ok, anche di qui, già che ci sono, e dall'altro, se trovassi dove ho messo qui, no, qua non c'è, qua non c'è, no, questo non è, questo non è, questo che cavolo è questo, no, non è manco questo, qua. E micidiale la cosa qua. Ho trovato questo, vediamo un po' cosa fa questo. Questo pennello è molto buono per il altro che per il come dire, quanti minuti siamo? 14, vabbè, aiuto. Vi dicevo, questo pennello è molto buono per il fondotinta, per lasciare i perucchi, che non vi dico. Da Pink Panda l'ho preso questo, proprio da Pink Panda. Ogni tanto mi abbasso perché mi arrivano delle notifiche da YouTube, ma vabbè. Va bene così. Insomma, non mi fa impazzire. Dove qua una beauty blender che è un po' dura come i sassi, però vabbè, ce la facciamo bastare. Si è un po' indurita col caldo, mi sa tanto. Sto facendo un breve check up del make up, ovvero del fondotinta, del correttore, quello che è, insomma, del correttore, perché se il correttore non lo pressate bene diventate un, come si dice, non per esperienza solo, ma diventate una, come si può dire, un pagliaccio, non è una cosa bella da vedere, lo so già di mio. Se vedete, non l'ho messa qua perché mi dà fastidio metterla qua sopra, perché diventa tutta una crepa, mi si crepa la zonatina, solo perché qui no, ma qua su sì, si distacca tutto, non so perché. Sarà che non sono la make-up artist, sarà che non so usare bene i prodotti, ma pazienza, mi trucco come mi piace truccarmi e passa la paura. Vabbè, se vedete, sa cosa, ma è così, tutto sommato.
Ora mi rialzo perché voglio prendere da qua quel benedetto pennello per il blush, se lo trovo, eccolo qua. Intanto ho fatto cadere un'altra cosa. Complimenti, Melania. Allora, sto cercando il pennello per... Come si chiama quel pennello lì che tanto volevo? Che poi ogni volta lo faccio cadere sempre. Boh, vabbè. Aspettate, ragazze mie, che qui è un po' complicato la cosa. Allora, qua no. Qua no, qua no, qua non c'è. Allora, dove sono messo? Boh. Posso mettere gli occhiali, ragazzi? Non vedo un tubo. Non vedo un tubo. Non vedo, ve l'ho messo, ma sì che... No, non era manco questo. Non era nemmeno questo. Boh. Perché vi devo far perdere tempo così? Vi devo far perdere. Non era neanche questo. E allora sei scomparso nel nulla. Benedetto ombretto. Va, benedetto ombretto. Eccolo qua davvero. Era nell'altra anta e io non lo vedevo. Ok, ragazzi, dopo un secolo ce l'ho fatta. Scusate, ragazze, ma quando non trovo una cosa un po' mi affiffo perché penso di averla persa, mi dava fastidio sta cosa. Allora proviamo a mettere sta terra se riesco, se non si è tutta spatafasciata per terra. Infatti lo vedo da qui che è tutta distrutta, ma vabbè. Pazienza. Questo video sarà un po' così, ma fa niente. Io ve l'ho detto, i video miei non saranno mai professionali e mai lo saranno, ma non fa niente, me ne faccio una ragione, ce lo dico e qui lo confermo e va bene così per me. Oddio, come sono strana io con questo trucco. Non lo so cosa c'ho, ma mi sento strana. Prima non mi truccavo così stranamente, boh. A quanto minuti siamo? 19 minuti di video, vabbè. Pazienza. E va bene così, dai. Alla fine ci metto un po' di illuminante, che se no non è un vero make-up senza l'illuminante. Ce la faccio qua? No, non ce la posso fare. Vabbè, lo metto a posto dopo, dai. Se trovassi dove ho messo qua l'illuminante... No, non lo trovo. Vabbè, pazienza. Metto un altro illuminaggio, sì, va bene, se lo trovo. Ovviamente. Ah, aspettate. Non vorrei averlo messo qua. Infatti l'ho messo proprio qua. Ecco qua. Un po' di qua. Prendo questo. Ho un altro. Aspettate, raga. Sì, dico sempre così perché poi ve ne andate, ma non siete anche liberi di andare se volete. No, scherzo, a parte scherzi. Se vi fa piacere questo trucco, guardatelo pure.
Anche se non ho nulla da insegnare a nessuno, ma non fa niente. Internet e compagnia almeno. Ok, adesso metto un po' di blush. Senza blush non si può da nessuna parte, come giusto che sia. Allora, questo lo voglio mettere bene in modo che non si spatafascia ancora di più. Vedi quanto è spatafasciato, vedi quanto è rotto, voglio dire. Perché non si chiude qua? Non si chiude bene? Ok. Un po' sporcata, ma pazienza. Allora, una la metto di qui e vabbè. Una la metto di qui e vabbè. Allora, dove ho messo l'altro mio di più rosso? Vediamo se è di più rosso o meno. Lip gloss, vediamo un pochettino di lip gloss. Sto prendendo una velina. Comunque mi vedo malissimo questo specchio, non so perché. Aspettate che ripulisco il tutto, vediamo un po' come va. Ok. Insomma, peggio di prima. Tanto qua stava cadendomi le luci da labbra. Lo so, sarà venuto quello che sarà venuto, ma pazienza. Allora, questo è un gloss di W7, vedete? Già. Vediamo un po' com'è. Bello! Insomma, non mi fa impazzire, però vediamo. Se dico la verità, non è che mi fa impazzire, però non è manco così da bocciares. Ed è ella, dai, è bellino. È ella, dai. Per i colori così potrei andarci a nozze, diciamo la verità. Non lo sto bocciando, ma non lo sto neanche dicendo che è brutto. Mamma mia, che bello, tutt'uno questo trucco. Metà Make Up Evolution, metà rimmel, metà. No, non rimmel, come si chiama? W7. Già, W7, bello. Bello, 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 bello. Sì, mi piace, molto carino, sì. Allora, ho usato questa Make Up Evolution. Cos'è questa? Sempre YouTube. Scusate, se ogni tanto faccio così, ma per capire chi ho di notifiche, che mi si sta caricando i video. Che sta caricando altri video. Ecco qua, Make Up Revolution, questa qua. Ho fatto questi ombretti. Gne. Ho utilizzato questi due, vedete, questi qua dove ho le dita io, e in più questo colore, questo, aspettate, questo, vedete, dove ho il dito io qua, di qua. Bello, vero? Tutt'uno fatto. Ho fatto tutto un mix, ho spulciato tutto un mix, ho spulciato tutto un mix, tac tac tac, e poi l'ho picchiettato su tutto il resto degli occhi, poi ho messo un po' di, vabbè, correttore e tutti gli altri prodotti che avete visto. Mascara, questo mascara, devo dire, non è male, mi piace, però, boh, ho paura che possa fare un po' d'allergia, speriamo che vada tutto bene allo struccaggio, perché sennò. Oh, ai 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 ai, non lo so, vediamo. Stavo per cantare Haiti, 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 Haiti. No, vi giuro, fa troppo ridere sta cosa. Che ho paura di struccarmi perché possa farmi male. Speriamo di no, ma mettiamo le corna che sia tutto bene. Comunque, niente.
Allora, questo alla fine me l'ho messo, questo smaltino, bello. E basta ragazzi, questo era tutto. A dopo. Mi vedrete ancora struccata. Anzi, scusate, mi vedrete ancora truccata, poi vado a struccarmi. Ok? Ciao. Forse il video dei prodotti post strada, come si dice? Post palestra, scusate, ce l'ho ancora questa cosa. Lo vedrete domani mattina. Per adesso carico solo questo e ve lo godete fino in fondo. Se volete, se no, va bene anche così. Ok? E niente. Se questo video appunto vi è piaciuto, metto un like e supporto, un commento e fatemi sapere se questo trucco vi è piaciuto o meno. Aspettate che sono tante 3 ore, più di 3 ore mettendo, aspettate, vabbè. Qui ce n'è di più, qua ce n'è di meno, boh, vabbè. Sperando che vi sia piaciuto questo trucco. E ci vediamo in prossimo video. Ciao. Vi voglio bene. Allora, seguitemi su Instagram e su TikTok. Ciao! Sì, lo so che seguo poche persone, ma sto cercando di rimanere attiva in tutti gli altri social. Non lo faccio sempre perché, ribadisco, sono un po' impegnata, però facendo altre cose mie a casa e facendo commissione, ma da qui in avanti cercherò di stare anche attiva oltre su YouTube e anche sugli altri social. Ciao e a presto, bacio. A dopo un altro video che poi, vabbè, ciao!